Treni e pullman a singhiozzo, difficile lo spostamento tra le regioni, corse ridotte per la capitale. Buonasera dal TGR Molise. È una ripresa a singhiozzo quella dei trasporti molisani nel post-emergenza. Sebbene le corse dei treni siano aumentate, così come il numero dei passeggeri, il ritorno alla normalità sembra ancora molto lontano. Ed è una situazione ancora più difficile quella per il trasporto su gomma. Sono stati diversi in questi giorni i passeggeri ad aver segnalato un servizio saltuario, se non addirittura carente. Monica Rarucci. Il 2 maggio chi voleva arrivare a Campobasso si trovava di fronte a un surreale destino, partenza alle 9:07 di mattina e arrivo a 00:22. Un chiaro errore di sistema telematico, ma eravamo in pieno lockdown, le esigue corse servivano ai pochi pendolari rimasti al lavoro. Ma oggi è un'altra fase, la 3 ha riaperto quasi tutto e si viaggia tra le regioni, anzi si dovrebbe, perché tra la teoria e la pratica ci corre un treno, quello dei desideri. Le corse dei treni Campobasso-Napoli sono quasi a regime, quelle Campobasso-Roma no. Da Roma a Campobasso non si arriva prima di 00:30, mentre per chi da Campobasso vuole partire per la capitale l'ultimo treno è alle 14. Trenitalia assicura che dal 14 giugno il servizio verrà implementato e che la ripresa è a step in tutte le regioni. Dovrebbero supplire pullman e invece delle 9 corse prima del lockdown ne è sopravvissuta solo una, parte alle 8, insomma dopo le 14 né treni né pullman per la capitale. La stazione dei pullman il pomeriggio si presenta così, deserta. Molte le corse non ancora ripristinate, un disagio tangibile per i pendolari che hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo. Prima c'erano le corse da Campobasso per i vari paesi anche dopo le 14, ora si contano sulle dita di una mano. Prima c'erano 4, 5, 6. 6 corse per sì, togliere. E adesso ce ne stanno solo 2. Arrivare a casa dopo quante ore rispetto a prima? Nel caso mio dopo 3 ore. Quindi lei aspetta 3 ore? Sì. Un pendolare ci ha chiesto aiuto, le corse da Isernia al nucleo industriale di Cassino denuncia sono saltuarie, lasciando a piedi in alcuni giorni chi lavora. Abbiamo provato allora a chiamare l'ATM di Isernia, che però ci ha rinviato a un altro numero di un cellulare. Volevo un'informazione, ma c'è il pullman Isernia Cassino? Allora guardi, vedo un altro numero di telefono. E allora abbiamo chiamato il numero indicato. Risponde la segreteria telefonica. Insomma, già riuscire a capire se ci sono le corse diventa un rompicapo, nella speranza per chi riesce nell'obiettivo che non debba far coincidere orari di pullman e di treni. Pensate un poco, da 1:10 che sono in giro. E arriverà a che ora? Se tutto va bene, quasi alle 19.